Basta il nome per ricordarlo, Ciro Girardi, non so se l'abbiamo già in collegamento con noi. Marco! Ciao, ciao, ciao Ciro. No, ciao. No, mi hanno messo in collegamento prima e pensavo che fossi un troianiello, nel senso che tutti mi hanno chiamato, però in questo, cioè, mi hanno chiamato in tanti modi, ma mai troianiello. Aspiro. Aspiro. Allora, che vogliamo commentare? Sì. Avete chiamato, dobbiamo commentare. Una cosa in bocca al lupo per la trasmissione, spero che almeno continui, almeno per un'altra puntata. Ti ringrazio, almeno, ma anche i 5 minuti ci accontentiamo, perché... altri 5 minuti di... No, saluto gli amici di Radio MPA, i radioascoltatori, e quindi vi faccio un grande in bocca al lupo. Ciro, noi vogliamo dirti solo che Donnarumma è ufficiale, se può farti piacere. E se può far piacere a tutti i tifosi della Salernitana. Sì, sì, sì. Mi fa piacere. Leggo che viene dal Teramo. Sì, lo riporta il sito. Ci dicono che l'ha appena riportato il sito del Teramo, che è ufficiale l'acquisto da parte della Salernitana. Che bello, Donnarumma a Salerno, ma è un nome comunque meridionale, la nostra zona, di dov'è? Avete informazioni? Vediamo subito vediamo di dov'è. Subito, ti accontentiamo. Dobbiamo essere pronti, ragazzi. Torre annunziata. Faccio chiudere, dobbiamo essere pronti. Donnarumma di dov'è? Torre annunziata. 24 anni. Cosa vuoi sapere più? Di dov'è nato? Castellammare di Stabia, 7 luglio 90. Allora, ha appena compiuto 25 anni. Un calese. Poi abbiamo il napoletano, no, se n'è andato Russotto, se n'è andato Ciro, ma Donnarumma come nome, com'è? È quel bomber, è Donnarumma, è quel bomber che... Sì, Donnarumma c'ha un nome da... Ma c'è i baffi, no? Perché io in picchia di fruscia Glieli possiamo far crescere, Ciro. Glieli possiamo far crescere. Donnarumma, un attaccante anni 70 alla Miguel Vitulano, ma questo sembra un biondo, ma almeno la foto del mio sito dove vi sto orientando, che è tutto mercato web, sembra quasi uno slovacco, un albanese, un po' più dell'est. Speriamo che abbia comunque il carattere del meridionale, che ci faccia sognare, che ci faccia vincere, questa è la cosa. Però Donnarumma, penso proprio che... Da quando sei entrato in diretta, la Salernitana sta spopolando sul mercato, perché pare che in questo momento Fabiani sia a colloquio con Ghezzal. Vitulano, per prendere no. Vitulano non Vitulano è purtroppo... Ghezzal, come lo vedi Ghezzal tu? Ghezzal. Sì. Comunque Ciro, sei capitato in un momento di... Cioè, non lo so, o ti sei messo d'accordo con Fabiani. A livello di mercato. Ti sei messo d'accordo con Fabiani. Allora, mi ricordo almeno da quando ero bambini, Tatanic, Bull, Ghezzal. No, non è proprio questo il mercato, proprio. Non è questo. No, Ghezzal, sì, è un ottimo, un giocatore comunque di esperienza, ma l'ha preso, sicuro. Ghezzal no. Se vuoi, Ciro, se riesci a telefonarlo e ci fai sapere, ci fai un favore, perché siamo un attimo in diretta. Lo chiamo subito a Fabiani. Ciro, ma che sei a dire? Ciro, un po' così, Fabiani. Ciro, ma esistono ancora oggi di fruscia? Quelli là che diventano miti delle tifoserie anche senza riuscire a fare le rabbone o le rovesciate? Credo che Lanzaro abbia tutte le caratteristiche per diventare uno che non si arrende mai, uno che fa sentire anche potenza fisica, meno con i piedi, meno bravo con i piedi, però fisicamente potrebbe essere... Poi tieni presente che Picchia di Fruscia nasce da Picchia Valeri, che antecedente alla Salernitana, un altro stopper mitico della Salernitana 79-80, 78-79, fu Valeri, che giocava con Zandonà. Ma come diciamo noi in gergo, buttavo calcio. Poi si è passato di fruscio, poi non abbiamo picchiato più nessuno, forse. Non si è più picchiato, Ciro. Siamo diventati tutti buoni. Sì, abbastanza buoni. Più che altro abbiamo una sorta di rispetto eccessivo. Invece, almeno Maurizio, l'ho incontrato un paio di giorni fa. Maurizio, quando mi ha guardato, gli ho detto adesso mi fa un'entrata a piedi uniti. Ricordate, Maurizio di Fruscia nel centro storico di Salerno, lui si mette ogni tanto in posizione, si ribecca e siamo entrati a piedi uniti. Ed è veramente pericoloso ancora, nonostante i suoi anni. Ciro, poi quello che è avvenuto lo scorso anno, che ha visto Lanzaro protagonista in quell'episodio in cui è venuto a mancare il papà ed è sceso ugualmente in campo, un po' è già diventato un di Fruscia. Sì, diciamo che Lanzaro può avere tutte le caratteristiche come carattere e come attaccamento poi alla squadra.
il fatto che poi Maurizio era attaccato, perché se non giocava così, che volevi giocare? Maurizio non lo comprava nessuno, se non riusciva a giocare così. Maurizio ha avuto per tanti anni problemi tra pallone e piede, non ha mai capito qual era il pallone e qual era i piedi dell'avversario. Ma tu prendi il pallone o prendi la caviglia? Se avevi i calzettoni, sì, calzettoni bianco-neri, era finito l'avversario per il flusso, perché aveva problemi di vista. Ciro, ma io so che tu, quando ci fu il passaggio dal Vestuti alla Rechi, da tifoso non hai accettato quel passaggio, giusto? No, questo è lo spettacolo, no, io l'ho accettato. L'hai accettato, potuto... però parli di sapori ed odori del Vestuti. Vabbè, questo è il testo scritto da Ivano Montano, che parla veramente comunque di una nostalgia... Di certi odori. A me certe volte, quando sugli spalti incontro qualcuno che mangia i semi di zucca, il cement, sì. Oppure le noccioline americane, guardando la partita mi ricorda quel momento. Poi avevamo le gomme, che non erano nel Brooklyn, ma si vendevano le Hollywood. Brooklyn Hollywood si chiamavano, avevamo anche i pezzotti a quel tempo. Sono i colori. Quindi avevamo tutta un'atmosfera particolare, il solito gradino, la solita cosa. Adesso se vogliamo rispettare i biglietti, dovremmo sederci al terzo gradino a sinistra, numero 22. È una cosa impensabile, dovresti avere sempre il tuo numero. Senti, no, porta male. Entriamo in una settimana particolare. Tu, come sì. Penso gli altri, non te l'aspettavi alla prima. Stiamo parlando dell'Avellino, gli avellinesi te li ricordi? Abbiamo l'Avellino in casa, abbiamo l'Avellino. Così sembra. Io non me l'aspetto. Non ce l'aspettiamo, no. Vogliamo rinviare la partita. Non me l'aspetto, se non è ufficiale, cioè che domenica alle 15 vedo scendere in campo l'Avellino, non ci credo. Ciro, ma tu ci sarai domenica? Sì, ci saremo col mio gruppo, quindi un gruppo storico che ormai vediamo sempre le partite insieme, quindi saremo lì, saremo presenti. E come finisce domenica, Ciro? Forse è una questione di età. Come finisce domenica? Voglio sapere proprio come finisce la partita. Ah, risultato netto? Sì, risultato e marcatori vogliamo. Risultato... Gezzal segna, no? hai sentito Fabiani. Ma io spero solamente che... Vabbè, ti devo dire proprio risultati e marcatori. 1-0 al 90esimo Lanzaro, sul calcio d'angolo. Quindi dobbiamo portare le pillole, quelle là per il cuore. Ho scritto, abbiamo dato tutto al notaio. Ci allora, già di... Io vinco, ragazzi. Vinco la seconda puntata. No, esatto, vinci che sei azzecchi. Lunedì prossimo ti tocca fare di nuovo il pronostico. Oppure contattiamo Lanzaro e vinci una cena con Lanzaro. Però dopo il Girardi cercate di alzare un po' il livello, cioè mica posso essere io. Cioè non possiamo chiudere con te, Ciro, dobbiamo chiamare qualcun altro per forza. No, dico, adesso incominciamo a intervistare, non lo so, se viene il presidente della regione, potrebbe venire. Sì. Presidente della regione, chiamate il presidente della regione, vedete se Ivano Avellino che cosa vi dice. Lui adesso cosa deve essere neutrale. Cosa ci direbbe? Lui dovrà essere neutrale. Lui deve essere neutrale adesso, sì. Lui dovrà essere neutrale. Su un'intervista a volo contro Ivano Avellino, chi vince? Il Napoli, non lo so, vincerà il Napoli. Probabilmente sì. Ciro, noi ti ringraziamo naturalmente sempre con il sodo per la tua simpatia. Crepi, ma è sempre un piacere. Ciao Ciro. Non mi chiamate più. No. Ciao Ciro. Non mi chiamate più, addio. Mai più, basta. Ringraziamo Ciro Girardi, allora sempre con la sua solita simpatia coinvolgente. Marco, tu hai segnato 1-0.